Ciao a tutti ragazzi, benvenuti allo Shibuya Caffè, io sono Luca. In questi mesi, marzo, aprile, maggio, dopo il Nerd Show, abbiamo comprato un bel po' di altre cose. Qualcosa vi abbiamo fatto vedere con i nostri unboxing. Oggi invece però è stato un giorno molto speciale. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Caffè. Con mascherina e a rigorosa distanza, lo Shibuya Caffè si riunisce. Io e Chris ci siamo ritrovati in fumetteria. Ciao Chris. Ciao. Dobbiamo fare un po' di recuperi, giusto? Giustissimo, speriamo che ci sia qualcosina da recuperare. Dovevano uscire tante cose. Adesso entriamo e vediamo Che quello che è c'è? uscito. Guanti, mascherina, andiamo. A tra un po' e vi facciamo vedere che cosa troviamo e cosa compriamo. Prima di partire con gli acquisti, grazie ragazzi per averci seguiti in questi 3 mesi. Lasciateci un commento qui sotto, seguiteci su Instagram. Se non l'avete ancora fatto, seguiteci qui su YouTube e attivate la campanella. Usciranno tanti nuovi video, se non avete ancora recuperato i vecchi, andate a recuperarvi anche le ultime recensioni, gli ultimi unboxing e gli ultimi video live che abbiamo fatto insieme a voi. Il video chiaramente ancora dovrà uscire separato, parte 1, parte 2, questa sarà la mia parte, poi ci saranno gli acquisti di Chris, perché ancora non si può andare a casa degli amici che non sono congiunti, mi raccomando, fate ancora i bravi. Partiamo dalle cose che forse avete già visto in questi mesi se ci avete seguito, perché in qualche unboxing sono già venute fuori, e poi passiamo agli acquisti di oggi. Allora, partiamo intanto con il cofanetto di The Promised Neverland Greyfield Collection Set numero 1. Questo avrete visto sicuramente l'unboxing, conteneva il numero 14 in anteprima e poi conteneva il romanzo, la light novel su Norman, dove racconta un pochettino dal punto di vista di Norman alcune cose che sono successe, e conteneva anche, tra le varie altre cose, il bellissimo segnalibro e 3 cartoline. Dopodiché abbiamo il numero 13 di The Promised Neverland, che l'avevo preso prima ovviamente del cofanetto, ma se non erro dopo il Nerd Show. Tra le varie cose da recuperare che ci sono state questi mesi, c'è stato il numero 1 di Naruto nell'edizione speciale del 20° anniversario. Sul retro dice Limited Edition, in realtà poi ho visto anche oggi in fumetteria che ce n'erano delle copie, però siccome costa cifra normale 4,90 euro, potrebbe essere una cosa carina recuperarlo se avete già la collezione di Naruto. Poi, passando alla Planet, assolutamente in ordine casuale, ho recuperato il numero 4, il numero 5 e il numero 6 di Blue Flag. Vi ho fatto il video recensione, è uno shonen basato un pochettino sui canoni degli shoujo, veramente bello, fatto molto bene. Anche qua andate a recuperarvi il video perché, nonostante sia chiaramente una storia slice of life di liceo, è molto 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 ben fatto, approfondito nelle emozioni e nella psicologia dei personaggi, consigliatissimo. Restando in ambito Planet, ho comprato il numero 6 di Slam Dunk e ovviamente lo recupero da qui sotto il numero 7. Come ben sapete, a causa del coronavirus il numero 8 è saltato, uscirà a fine maggio, quindi ha completamente saltato un mese. E la Planet sta facendo così anche per non, come tutte le altre case editrici, inondarci di nuove uscite post chiusura e non farci dilapidare un patrimonio tutto in una volta, solo un po' alla volta ce lo fanno dilapidare. Passiamo all'Immortale, sempre Planet, 14,90 euro. Anche qua vi ho fatto un video che si chiama Tutto quello che c'è da sapere sull'Immortale, questo è il numero 5. Poi ho recuperato una cosa carina. Parliamo di J-Pop, un volume unico che vi abbiamo recensito, mi pare io e Chris insieme, prima ancora che si chiudesse tutto, che è questo volume che si chiama My Capricorn Friend, un volume unico, una storia, diciamo un po' un giallo, ecco, possiamo dire, in ambito scolastico, parla di bullismo, è bello. Io ve lo consiglio, un volume unico, prezzo 6,50 euro. Se vi va di recuperarvi la storia, potete andare a vedere la nostra recensione. È
molto carino e se avete voglia di spendere qualche euro per un volume unico, questo è consigliato. Mi sono messo in pari con l'Attacco dei Giganti, volume numero 29, e ho recuperato la Complete Edition di All You Need Is Kill. Avevamo fatto agli albori del nostro canale il video recensione di All You Need Is Kill in due volumi. Qua esce la Complete Edition a 12,90 euro. E vi ho fatto il video anche di questo che contiene entrambi i volumi. Se avete l'edizione vecchia, assolutamente non vale la pena recuperare questa, ma siccome la vecchia è iniziata a essere introvabile, questa ristampa in una complete edition da un prezzo tutto sommato abbordabile per me non è male. Dopodiché, Words and Harem numero 5, e ci spinto quasi un hentai. Anche qua siamo in pari con il 5. E poi finalmente sono arrivato a terminare Blooming to You con il numero 8. Si arriva alla fine di questa bellissima storia. Vi ho fatto il video recensione. È uno Yuri che mi è piaciuto tanto e vi consiglio. E c'era la cartolina commemorativa per il finale dell'opera. Molto carino. 8 volumi, 6,50 euro. J-pop, qualità molto buona e storia molto interessante. Andate a recuperarvi il video, consigliato anche questo. Passiamo ora, oggi finalmente, agli acquisti fatti in fumetteria da parte mia con Chris questa mattina. Mi sono messo in pari con l'Immortale, è uscito il numero 6, non l'avevo ancora recuperato, non l'avevo ancora letto, non vedo l'ora di leggerlo. Mi sta piacendo molto questa storia, l'edizione purtroppo non mi piace. Come vi ho parlato nel video, c'è l'anime su Prime Video fatto molto bene, però il manga è qualcosa di straordinario. Ci sono dei disegni veramente particolari che non si trovano, secondo me, nei manga dei giorni nostri. Dettagliati, ma allo stesso tempo un po' analogici, un po' a matita, molto belli. E non vedo l'ora di leggere il numero 6 perché sono rimasto col fiato sospeso su come finiva il 5. My Hero Academia, anche qua ero rimasto indietro, numero 23, non ho portato il 22 qua, ma l'avevo acquistato, non mi ricordo se al Nerd Show o prima o dopo, sinceramente non me lo ricordo più. Comunque, volume acquistato oggi, numero 23 di My Hero Academia, è sceso un po' di qualità, secondo me questo manga si sta un pochino riprendendo adesso, sono molto interessato a vedere come va avanti. Spero che non tirino troppo per le lunghe la storia. E ho prenotato oggi in fumetteria tutto Demon Slayer, lo shonen che ha un po' sbaragliato la concorrenza in quest'ultimo periodo. Anche se io non lo seguo, ho preso il numero 1 in Discovery Edition a 1 euro di One Punch Man. Non lo seguo nel senso che non seguo il manga, seguo l'anime. Sono arrivato alla fine, ovviamente, della seconda stagione, che pareggia abbastanza il manga per ora, uscito in Italia. Adesso il manga sta andando avanti, l'anime è rimasto indietro, però si va abbastanza avanti con la stagione numero 2 dell'anime, che mi è piaciuta un botto. Dal punto di vista grafico, la 1 è più bella della numero 2 come stagione, ma comunque piacevolissima da seguire e fa spisciare dal ridere, veramente bello, uno shonen tutto all'incontrario, bello bello bello. Il numero 1, anche solo da collezione, visto che costa 1 euro, ho pensato di recuperarlo, perché comunque la serie mi piace molto e ci tenevo ad averlo. E poi mi sono messo in pari con The Quintessential Quintuplets numero 5. 1, 2, 3, 4 li avevo già acquistati. Non ricordo se vi avevo fatto vedere il 4 nel vecchio video collezione, ho presunto di sì, ma non me lo ricordo più. Adesso, oggi, ho acquistato il numero 5. Voglio vedere come va avanti. Storia molto leggera, consigliata come storia leggera, interessante. Niente di trascendentale, ma comunque quando lo leggi poi ti piace, per cui voglio continuarlo per adesso. E siamo arrivati in fondo. Questi sono stati i miei acquisti in questi 3 mesi. Non ho voluto strafare, anche perché sia io che Chris siamo da 2 mesi senza stipendio, quindi non esagereremo con gli acquisti. Adesso, finalmente, da prossima settimana, probabilmente possiamo ricominciare a lavorare. Quindi ricominceremo anche insieme alle case editrici a far uscire i manga e noi a foraggiarle per acquistarli.
come vi ho già anticipato, voglio recuperare Demon Slayer. Spero di riuscire a mettere le mani anche sul numero 7 con gli sticker. Pare che gli sticker siano presenti in un'edizione solo per le fumetterie, solo nella prima tiratura, se ho capito bene, quindi credo che non ce ne saranno tanti. Spero di riuscire davvero a recuperarlo. Fatemi sapere se avete qualche altra serie che forse secondo voi dovrei recuperare. Commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate di questi acquisti e tra qualche giorno uscirà anche il video acquisti di Chris. Grazie e vi rimando al suo video. Un abbraccio dallo Shibuya Café. Ciao a tutti ragazzi!